Presente e benvenuti in questo nuovo video, signori, benvenuti nello snapshot 21v11a di Minecraft 1.17, uscito poco fa, snapshot leggermente piccolo, non particolarmente importante, come vedete, anche perché tutte le novità più o meno sono inserite proprio nel piccolo set che ho creato. Allora, signori, allora iniziamo subito. Questo snapshot aggiunge delle novità principalmente relative al copper, al rame. Come ben sapete, la lightning rod, che nell'ultimo snapshot era abbastanza buggata, ora si può finalmente inserire all'interno dell'acqua. Non che la cosa sia particolarmente importante, ma magari come dettaglio estetico può essere carina. Quindi, ragazzi, ora la lightning rod è waterloggabile. Ora arriva però una novità, a mio dire, molto interessante, che invece è legata all'ossidazione del copper, che è un processo che già conosciamo bene e ci ho dedicato già dei video, quindi vi invito ad andarli a vedere per quanto la cosa effettivamente non sia cambiata. Ma la novità vera e propria di questo snapshot sta nel fatto che noi, prendendo della honeycomb, non dovremo più mettere nella crafting table il blocco di rame con la honeycomb, ma basterà cliccare tasto destro. Come vedrete, appariranno queste piccole particelle color arancione che ossideranno il blocco di rame. Ma arrivano delle notizie interessanti anche dal lato opposto, anche perché se prendiamo un'ascia e ci troviamo davanti dei blocchi di rame già ossidati con la procedura dell'honeycomb, ben appunto, possiamo andarli a togliere l'effetto di ossidazione con una qualsiasi ascia. Non serve un enchant, non serve nulla, serve semplicemente un'ascia. Ovviamente possiamo ripetere questo processo tutte le volte che vogliamo. Abbiamo in questo caso delle particelle bianche. È importante anche considerare che se dovesse per qualche motivo cascare un fulmine sopra un blocco di rame ossidato, esso perderà l'ossidazione proprio come se ci fosse passato un player con un'ascia, ben appunto. Novità relative a qualche blocco aggiunto principalmente in passato. Innanzitutto, se noi adesso andiamo a rompere il gambo della drip leaf, signori, otterremo, come vedete, la grande foglia, la big drip leaf dal terreno, e ci rimarrà ovviamente questo gambetto abbastanza misero. Poi, secondo piano, se abbiamo il blocco di muschio, signori, direttamente dalle lush caves, e per caso nell'inventario abbiamo anche della cobblestone o addirittura dello stone brick, possiamo fare la stessa cosa che utilizziamo quando abbiamo le vines, le liane. Possiamo prendere i blocchi di muschio, fare la stessa cosa e ottenere in questo caso i blocchi di mossy cobblestone, e nel caso dello stone brick i blocchi di mossy stone brick, in questo esatto modo, molto semplice. In secondo piano, ora la big drip leaf può essere piazzata dalla direzione in cui si vuole. Basterà semplicemente posizionarsi più che altro nella posizione più adatta. Quindi, se vogliamo posizionare la drip leaf diretta verso di noi, potremo fare in questo modo. Se la vogliamo direzionare a sinistra, possiamo fare così, indietro così, è inutile dire che è da questa parte cos'ha. Insomma, è molto semplice. Inoltre è cambiato qualcosa nel drop delle ametiste. Se spacchiamo l'ametista a mano, otterremo due frammenti di ametista. Ovviamente sto parlando di quella completa, mentre se utilizziamo il nostro piccone qualsiasi tipo ne otterremo ben 4. Ovviamente il tutto, nel caso del piccone, è proporzionato con fortuna. Inoltre dovrebbero aver reso le caverne più grandi e effettivamente reso più possibile da trovare il diamante. E per finire in bellezza questo snapshot, parliamo di una nuova dinamica, la dinamica che è possibile trovare e fare facendo F3 più L, un nuovo comando non particolarmente interessante per la maggior parte di voi, suppongo, ma che ci permetterà di fare una registrazione della durata di 10 secondi per acquisire alcuni dati importanti di gioco, come per esempio i tick, alcune informazioni dettagliate, comunque cose di questo tipo, in maniera abbastanza dettagliata rispetto a quello che potevamo invece ottenere prima anche con più difficoltà. I dati che otteniamo tramite questa registrazione saranno salvati in un file nella cartella debug di .minecraft. E questo, signori, è lo snapshot 21v11a, molto misero, poco interessante e con poche novità, e come immaginavo è uno snapshot di riparazione, non aggiunge niente di realmente interessante. La grande novità e notizia che più che altro ci fa, diciamo, scaturire un bel pensiero, il fatto che questo snapshot intermedio potrebbe lasciare, come no, non è sicuro come cosa, ma potrebbe lasciare un buono spunto per uno snapshot successivo. Detto questo, signori, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Passate anche dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, il profilo Instagram e al sito Viola delle Live. Detto questo, signori, da Nico è tutto, alla prossima. Ciao, ragazzi!